Questo video illustra come realizzare la misura dell'accelerazione di gravità G mediante un sistema online PASCO Science Workshop. Per realizzare l'esperimento avete bisogno di un'interfaccia 500 o superiore, un qualsiasi fototraguardo PASCO, eventualmente col suo supporto da tavolo, la barriera settori opachi trasparenti ME9377A ed ovviamente un computer per far girare il software. Il principio di funzionamento dell'esperimento è molto semplice. Il fototraguardo viene posto sul bordo del tavolo e viene fatta cadere la barriera in modo che ne intercetti il fascio. Ovviamente bisogna predisporre qualcosa di morbido sul pavimento. Mentre la barriera cade, ed ovviamente cade con accelerazione pari all'accelerazione di gravità, il sistema tiene conto dei tempi che intercorrono tra l'inizio di un occultamento e l'inizio dell'occultamento successivo, dovuto alle bande che sono spaziate rigorosamente di 50 mm. Si ha quindi una serie di misure di velocità medie nei tratti di 5 cm in cui è divisa la barriera. Unendo questi dati con il momento in cui sono stati presi, è possibile risalire all'accelerazione della barriera, cioè all'accelerazione di gravità che ci interessa. Il setup sperimentale è assolutamente elementare. Oltre a disporre il fototraguardo come visto sul bordo del tavolo e qualcosa di morbido sul pavimento, basta inserire il connettore del fototraguardo nel canale digitale 1 dell'interfaccia. Anche predisporre il software è abbastanza semplice. Trascinate l'icona che rappresenta i sensori digitali sul canale digitale 1 dell'interfaccia e dalla lista che appare scegliete fototraguardo e barriera ottica. Ok. Se state utilizzando una barriera diversa da quella fornita dalla PASCO, fate doppio clic sul sensore e digitate qua la spaziatura della barriera. Nel nostro caso è già 50 mm e quindi ok. Per aiutarci poi nell'elaborazione dei dati, utilizzeremo anche le opzioni di campionamento. Impostate comincia quando un canale digitale 1 è basso, opzione di default. Ok. Questo fa sì che il sistema cominci a registrare i dati non nel momento in cui l'utente dice di cominciare, ma quando si ha effettivamente il primo occultamento del fototraguardo. Potete predisporre anche termina quando, cioè di finire la raccolta dei dati, trascorsi x secondi, un secondo. Ovviamente la barriera ci mette molto meno ad attraversare il fototraguardo. Ok, siete pronti per la raccolta dei dati. Cominciate la raccolta dei dati con Alt R. Il sistema fa lampeggiare qui un rettangolino azzurro indicando che sta attendendo il primo occultamento del fototraguardo. Lasciate cadere la barriera da una decina di centimetri sopra il fototraguardo. Dopo un istante il computer segnala raccolta numero 1 indicando che ha terminato. Potete effettuare subito una seconda raccolta ridando Alt R e facendo nuovamente cadere la barriera, ma questa volta proprio a filo del fototraguardo, in modo che lo attraversi con una velocità mediamente più bassa. Ovviamente, dopo un attimo, raccolta 2 in memoria. Otterremo l'accelerazione dall'inclinazione del grafico di velocità. Selezionate l'icona grafico e trascinatela sull'icona del sensore. Chiedete di visualizzare un grafico di velocità. Visualizza. Potete ridimensionare la finestra.
Col tasto Sigma riservate una zona dove verranno visualizzate le statistiche e poi autoscalate con il tasto opportuno, il primo a destra della prima riga. Le misure di velocità risultano allineate tra loro. Dal tastino Statistiche scegliete Fit lineare e leggete qua direttamente che il coefficiente angolare è 9,78, indicando un errore sull'accelerazione gravità accettata del 3 per 1000 circa. Volendo, potete chiedere dalla lista dati di visualizzare anche la raccolta numero 1, quella che è stata fatta con la barriera cadendo da più dall'alto. Le due rette risultano parallele, stante a indicare la stessa accelerazione, anche se ovviamente la velocità della prima caduta era mediamente più elevata. Se volete fare eseguire i calcoli ai vostri studenti, potete prendere l'icona tabella, trascinarla e visualizzare una tabella di posizione che ovviamente riporta 5, 10, 15, 20 cm, cioè le bande, e col tasto orologino far vedere i tempi relativi. A percorrere i primi 5 cm ci sono voluti tanti secondi, i secondi 5 cm tanto, 15 cm tanto, 20 cm tanto, e quindi potete effettuare i calcoli del caso. Interessanti variazioni dell'esperimento possono essere appesantire la barriera oppure praticarvi un piccolo foro in modo da poterla far cadere bruciando un filo, che rende i risultati ancora più accurati. Tuttavia, con questo sistema è facile mantenere l'errore entro l'1%. Sono disponibili anche barriere più piccole, adatte ad essere montate sui carrelli Pasco o sulle slitte della rotaia cuscino d'aria. Durante esperimenti di dinamica è quindi possibile misurare velocità ed accelerazione di un carrello, per esempio su un piano inclinato, mediante un solo fototraguardo. Diventa facilissimo dimostrare, ad esempio, che sul piano inclinato l'accelerazione non dipende dalla massa del carrello. La preparazione degli esperimenti viene facilitata dal fatto che una piccola luce a LED rossa si accende sul fototraguardo ogni volta che esso viene chiuso. Per qualsiasi informazione contattateci. I nostri servizi tecnici e commerciali sono a vostra disposizione.